Assessore Gibelli, Mittelfest da sempre è il festival che unisce il crocevia di culture diverse. Quest'anno si apre soprattutto ai giovani. Beh, meno male. Lo dico io che avevo delle remore ad accettare l'incarico di assessore regionale per la mia età, che non mi sembrava consona. Quindi vuol dire che è una percezione evidente a qualsiasi livello di età. Bisogna investire. Costruire culturalmente una generazione che, se possibile, non dico che rimedi agli errori delle precedenti, in particolare della mia che ne ha un sacco di errori e di colpe sulle spalle, ma che possa guardare meglio al futuro con una mente più aperta. La cultura è il cibo essenziale per nutrire la nuova generazione. Programmando questa 27esima edizione del Mittelfest abbiamo sentito la necessità di innovarlo, di renderlo più attuale anche alla luce di una maggiore espansione a livello internazionale. E vogliamo recuperare anche lo spirito delle prime edizioni, quello originario, che aveva una grande magia, una grande carica di entusiasmo, di passione e di voglia di Europa. Ci auguriamo con questo festival, la cui direzione artistica l'abbiamo affidata a un personaggio internazionale come Aris Pazovic, che possa contribuire a generare speranza. Quest'anno, nell'edizione 2018, abbiamo voluto ritornare al tema originario del festival. Il tema principale è dedicato ai millennials, perché abbiamo deciso di innovare, pensare che in questa Europa piena di problemi la centralità dei giovani che hanno tra i 20 e massimo 30 anni, il cui futuro si giocherà appunto all'interno dell'Europa. Quindi abbiamo deciso di verificare che cosa pensano, che cosa vogliono fare, che cosa stanno creando in questa Europa contemporanea.